Il tempo del mio lavoro. Sono innanzitutto i 30 anni da cui lo faccio. 30 anni fa l'assessore Artesio mi manda in via Mille Lire, zona via Arto, Mirafiori Sud. Ci vado e mi perdo subito. Case tutte uguali, o casermoni o case basse, ma tutte uguali. Comunque trovo un laboratorio, che è in un sotterraneo, e per 20 anni il mio tempo è scandito non dalla luce del sole, ma da quella dei neon. Eppure quello scantinato ha visto crescere non solo la mia vita professionale, ma anche quella umana, le amicizie, una figlia, l'educazione alla pace, i film, più di 200, le collaborazioni con tante persone interessanti. Sapevo poco o niente di cartoni animati, ma la curiosità era tanta e ho avuto accanto persone che hanno messo a disposizione quello che sapevano per mettermi nelle condizioni di imparare, e questo ha messo me nelle condizioni di insegnare quando è venuto il mio turno, o almeno lo spero. Quando ho iniziato si lavorava con la pellicola Super 8. Questo significava che quando facevi le riprese contavi i singoli fotogrammi, perché sennò non sapevi se finiva il caricatore, cioè il tempo misurato in un modo completamente diverso dal normale. Quando finiva il caricatore lo mandavi a sviluppare e lo aspettavi per circa un mese. Se avevi sbagliato l'esposizione o dei movimenti lo scoprivi un mese dopo, e a volte dovevi rifare tutto da capo coi bambini. Questo tempo di attesa adesso non c'è più, è superato dalla tecnologia digitale. Ora quando facciamo una ripresa con i bambini la rivediamo immediatamente. Non rimpiango la pellicola. È fondamentale per i bambini rivedere subito quello che hanno fatto, comprendono meglio se hanno fatto degli errori, anche solo aver ripreso per sbaglio la loro mano. Eppure quell'attesa di allora aveva qualcosa di sospeso, di maggiore attenzione al tempo. E comunque, anche se il tempo adesso è ridotto al minimo, la magia del vedere il movimento che si compone sul video del computer è sempre meravigliosa. Qualcuno ha detto che il cinema d'animazione non è quello che succede quando scatti, come nel cinema dal vero, ma quello che succede tra uno scatto e l'altro, quando sposti gli oggetti o i pupazzi, quando progetti un movimento e cerchi di immaginare come renderlo nel modo migliore. È vero, è tutto un grande lavoro di astrazione a cui portiamo i bambini, uno sforzo per smontare la sequenza in frames per poi vederla magicamente ricomporsi nel movimento continuo. E anche qui il tempo gioca la sua parte. A volte per fare una ripresa di pochi secondi ci si mette mezz'ora, cosa che stupisce sempre i ragazzi. Ma come? Tutto questo tempo per 5 secondi? Eh sì, il tempo dei cartoni animati è anche questo, lo scollamento tra il tempo reale per realizzare una sequenza e il tempo della sequenza realizzata. È il tempo della pazienza. Non è solo un tempo tecnico, è un tempo educativo. È l'attesa tra il muovere e lo scatto, tra il fare e il rivedere, tra lo storyboard e i disegni, tra il montaggio e la prima proiezione del lavoro finito. E la magia si ripresenta sempre, con i bambini più piccoli, ma anche con i ragazzi più grandi, che all'inizio hanno l'atteggiamento un po' superiore di chi pensa che i cartoni animati siano robe da piccoli, e poi alla prima ripresa si entusiasmano e dicono che figata, e io con loro. Sì, dopo 30 anni io vivo ancora l'attesa di vedere la ripresa appena fatta, con la stessa trepidazione con cui aspettavo la pellicola sviluppata. Lo stupore è lo stesso, e anche se il tempo reale è diverso, il tempo della meraviglia è il medesimo. Una delle prime macchine del precinema si chiama taumatropio, che significa miracolo del movimento. Ebbene, nel movimento cinematografico, e in modo particolare in quello dell'animazione, c'è davvero un piccolo miracolo. Tutto viene mosso con le mani, ma le mani non si vedono più, le cose si muovono da sole. Un'altra declinazione del tempo del mio lavoro è la progettazione, che vuol dire ad esempio le riunioni. Il nostro gruppo di lavoro è sempre stato abbastanza numeroso, circa 6-7 persone, e abbiamo sempre scelto di lavorare tutti insieme, non formando coppie fisse. Questo comporta ricchezza di idee, ma anche maggior spazio da dedicare alla concertazione comune, al confronto e alla negoziazione.
Indubbiamente è un tempo faticoso. Non è sempre facile arrivare a soluzioni condivise. Eppure sono certa che uno dei punti di forza del nostro lavoro sia proprio il valore aggiunto della ricerca di progetti comuni. A volte si ha la sensazione che il tempo delle riunioni sia tempo perso, e qualche volta è vero, ma è proprio attraverso la fatica del confronto che nascono le idee migliori, le soluzioni creative, le basi per futuri percorsi. Se qualcosa è cambiato nella percezione del tempo del mio lavoro, non è la qualità, credo, ma la quantità. Anni fa dedicavo al lavoro un tempo che non conosceva l'orologio, forse anche troppo. Ora l'orologio lo guardo, ma non è stanchezza la mia, è un po' di sfiducia nel sistema di cui faccio parte. L'incertezza di non appartenere ad un progetto educativo con un futuro, l'amarezza di pensare che tutto quel tempo non abbia continuità in persone più giovani, che si emozionerebbero come me 30 anni fa nel fare cartoni animati.